Allora, mister, non era questa la partita per valutare, però si è vista una squadra con buona personalità in campo, molto carica di lavoro, però non ha assolutamente sfigurato di fronte a una squadra di categoria superiore. Sì, ma voglio dire, abbiamo lavorato bene, quindi chi è che ci segue sa che comunque la squadra è all'altezza, ma a prescindere dal valore della squadra avversaria, che sicuramente non la prende come la prendiamo noi, perché per loro è un allenamento, per noi forse, visto che abbiamo due categorie in meno, la prendiamo diversamente. Però era questo che volevo una squadra che fosse messa bene in campo, che non rischiasse nulla, poi non male che ci può essere la giocata del singolo da parte loro e ti mette in difficoltà, però sono soddisfatto perché ho visto una squadra che migliora tantissimo rispetto alle partite che abbiamo fatto in ritiro. In ritiro si dice che abbiate lavorato moltissimo, non ha timore magari di non partire in maniera fulminea in confronto agli altri anni? No, 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 io ho avuto la fortuna di avere come una manna dal cielo Salvatore D'Andrea. Il lavoro che ha fatto, io sono nel calcio da 33 anni, sinceramente poche volte l'ho visto, di una professionalità e di una competenza unica. Ripeto, siamo stati fortunatissimi perché lui era legato alla Lamezia per problemi suoi personali, abbiamo avuto la fortuna di portarlo da noi e secondo me ne beneficeremo in un modo straordinario. Si è vista una squadra in netto progresso, anche nel secondo tempo non ha stravolto tutto quanto sostituendo tutti, li ha inseriti gradualmente, anche per poter vedere magari come reagiva ai nuovi innesti. Sì, ci sono dei ragazzini che purtroppo sono in difficoltà rispetto agli altri. Poi volevo che qualcuno facesse, siccome il primo tempo è andato 40, volevo che almeno a 50 arrivassero per fare proprio il minutaggio. Però poi piano piano, bene o male, hanno giocato tutti, quindi anche loro è stata una bella fatina anche per i ragazzini 96 che si apprestano per la prima volta quest'anno a giocare. La soddisfazione di vedere Guido D'Attilio con la maglia bianco-verde, un giocatore alle tue dipendenze che ha reso possibile anche per lui l'Agropoli al terzo posto l'anno prossimo. No, è un motivo d'orgoglio da parte proprio dell'Agropoli perché è un prodotto dell'Agropoli. Poi Guido se lo merita perché è un ragazzo di un'umiltà unica, è un lavoratore, gli piace lavorare, gli piace correre, quindi merita questa chance. Noi gli abbiamo fatto un grandissimo in bocca al lupo e colgo l'occasione per ribadirla ancora, un grandissimo in bocca al lupo.